mancano esattamente 14 giorni e da giovedì 17 di ottobre che a Crotone lungo la statale 52 lavoratori di Carrefour Market Crotone stanno protestando, sono stati licenziati. Vedete alle nostre spalle c'è questo slogan, uno dei tanti slogan presenti davanti a questa attività commerciale: questo posto non deve morire, la mia gente non deve. Entro da un giorno all'altro senza lavoro, stiamo parlando dei dipendenti del market Carrefour di Crotone che oggi hanno manifestato di fronte al supermercato chiuso. Aperta a Crotone, una cinquantina di dipendenti di un supermercato Carrefour vengono licenziati in tronco con un messaggio via WhatsApp. Carrefour licenziati attraverso un messaggio WhatsApp, si sono incatenati questa mattina, sono al secondo giorno di protesta. Continua a Crotone il sit-in dei dipendenti dell'ipermercato Carrefour di Passo Vecchio. Il punto vendita è stato chiuso dopo il distacco dell'energia elettrica da parte dell'Enel. Sono senza lavoro 52 tra donne e uomini da 4 mesi senza. Torniamo a Crotone per proseguire con il tema del giorno, appunto quello dei lavoratori del Carrefour di Crotone che sono stati licenziati, 52 lavoratori. Hanno addirittura tagliato la corrente elettrica. Abbiamo chiesto, insomma, e lui con un WhatsApp stava chiudendo il supermercato e noi ce ne dovevamo andare a casa. Questa è la nostra situazione. Crotone. Il 16 ottobre 52 dipendenti di un supermercato Carrefour in franchising sono stati licenziati con un messaggio WhatsApp mandato dal proprietario al direttore del punto vendita. Unica spiegazione, cessata attività. Dice che va a scuola, che mi viene da ridere, lunedì fa il compleanno, io gli ho detto cosa vuoi regalato? Mamma, il tuo lavoro, mi ha detto mia figlia. Vorrei come regalo quest'anno che tu lavorassi, quindi... Comunque una cosa che una figlia ti dice questa vuol dire che anche loro stanno soffrendo, hanno la stessa... Tuo marito non lavora? No, mio marito non lavora. Perché? Perché non c'è lavoro. Lui il lavoro l'ha cercato, non l'ha trovato. Voglia, ma non da adesso, ma come lui tanti altri. Crotone non è che puoi... Se non hai il calcio... Non vai da nessuna parte. Prego, come va? Buongiorno, come va? A casa. Grazie, di Romina e Luca, uno dei 52 dipendenti licenziati. Sono io l'unico che lavora in casa, non abbiamo nessun altro tipo di reddito e in più io ho tre figli minori, di cui due hanno delle problematiche di salute. Mi hanno costato 1.000 euro. La notizia del licenziamento ha avuto un impatto... devastante. Per noi sì.